Librando, libri in volo con Dante Cerati. La pasta del Capitano è uno dei marchi made in Italy più conosciuti al mondo per quanto riguarda l'igiene orale. Un marchio pieno di storia e di tradizione, rappresentativo di una famiglia di farmacisti imprenditori che ha dato vita a numerosi prodotti nell'ambito dell'igiene e della cosmesi. La famiglia Ciccarelli. Marco Pasetti, imprenditore e amministratore unico dell'impresa Ciccarelli, nel suo libro La formula del Capitano per Mursia Editore, ci rivela il dietro le quinte dell'azienda e con uno stile vivace e accattivante ci spiega come questa realtà sia riuscita a sopravvivere fino ad oggi, malgrado le ondate di cambiamento economico, politico e sociale. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Nostro ospite naturalmente è l'autore del libro, Marco Pasetti, che ho al telefono. Ciao Marco e benvenuto. Ciao Dante, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Secondo me il tuo libro in questo momento di crisi può dare una speranza veramente grande alle piccole e medie imprese. Quali sono i fattori che hanno portato la famiglia Ciccarelli al successo e le hanno permesso di sopravvivere alla crisi della nostra nazione? Ma sai, una chiave del successo vera e propria non c'è. Io prima di tutto penso a uno stellone che sta sempre sopra lo stabilimento della Ciccarelli e ci ha portato avanti con una certa fortuna. Per il resto io faccio un mix di buonsenso e di coraggio imprenditoriale, perché in certi momenti l'imprenditore non deve muoversi con eccessiva cautela, ma deve anche osare. Come mai, Marco, hai deciso di raccontare la storia della tua famiglia in un libro? Ma sai, sono stati gli amici, soprattutto un'amica in particolare che si chiama Rossella, alla quale io raccontavo spesso aneddoti e fatti della mia vita, vita familiare, vita aziendale, e questa persona mi diceva: ma guarda, sono talmente interessanti e divertenti tutti i trascorsi della tua vita che tu dovresti scrivere un libro in questo senso. Quando a un certo punto mi sono deciso, ho avuto l'opportunità, la fortuna di avere l'editore Mursia, che nello stesso momento è venuto da me e mi ha chiesto se io volevo scrivere un libro per partecipare alla collana che aveva Mursia sui piccoli e medi imprenditori, per cui è stata una magnifica coincidenza e io allora ho aderito subito e mi sono messo a scrivere questo libro. E ti dirò una cosa, che mentre io riempivo questi fogli bianchi con la mia penna stilografica, che poi in un secondo tempo passato tutto al computer, i ricordi mi venivano a galla con una tale chiarezza, con un tale nitore, che sembravano fatti non avvenuti tanti anni fa, ma che si svolgessero in contemporanea nel momento in cui scrivevo. Fra tutti i ricordi di cui parlavi, ce n'è uno che ti ha colpito in particolar modo? Ma non saprei dirti quello che mi ha colpito in... Uno che ritieni anche importante, ecco, per la storia della tua famiglia. Probabilmente per uno sviluppo particolare, addirittura oserei dire un'esplosione dell'azienda, della Ciccarelli, sono stati i periodi della pubblicità attraverso quella forma particolare che esisteva 30 anni fa, che era il carosello. Che tra l'altro da poco è anche ripreso su Rai 1, hanno cominciato a rifarlo, anche se non è bello come quello di un tempo, devo dire, però... Guarda Dante, sono assolutamente d'accordo con te, mi sono messo con attenzione a guardare la prima trasmissione della riedizione di questi caroselli e devo dire che non mi è piaciuta affatto, perché hanno fatto una miscela di pezzettini del vecchio carosello con pubblicità nuova, addirittura fondendo il bianco e nero con il colore, per cui è venuto fuori un prodotto che secondo me, e devo dire anche secondo un grande giornalista come Grasso sul Corriere, non è venuto fuori un bel prodotto. Sono assolutamente d'accordo. Allora senti, ti chiedo io un episodio del tuo libro, cioè vorrei che tu parlassi di quello che è stato insomma fondamentale per tutta la famiglia, cioè l'invenzione della pasta del Capitano. Come è nato questo prodotto? Chi ha avuto l'idea? L'idea di uscire con un dentifricio sul mercato italiano, in partenza e poi adesso sul mercato estero anche, è stata di mio zio Nico Ciccarelli, il quale gli ha dato questo nome, che in origine era proprio pasta dentifricia del Capitano, in onore di suo padre, perché suo padre, Clemente Ciccarelli, era oltre che farmacista e veterinario, era ufficiale del Savoia Cavalleria, per cui lui ha voluto ricordare, rendere onore appunto a suo padre
inventandosi un nuovo prodotto, ma con il nome che ricordava suo padre. La tua, Marco, è un'azienda tutto sommato di tipo familiare. Secondo te quanto sono importanti per la collettività questo tipo di aziende e cosa dovrebbe fare lo Stato per tutelarle? Ma vedi, queste piccole e medie aziende sono abbastanza dimenticate, tranne gli ultimi tempi che adesso se ne parla un po' di più. Quello che è sempre contato per i nostri governi sono state le grosse aziende, quelle che fatturavano milioni e milioni di euro e che in questa maniera potevano confrontarsi sempre con le grandi aziende degli altri paesi. Ma noi dobbiamo pensare che invece il nostro paese è unico e il vero tessuto di questo nostro territorio sono le piccole e le medie aziende. In questa maniera dovrebbero avere maggiori aiuti dallo Stato e ce ne sono sempre stati pochi. Io devo dire con un certo orgoglio che non ho mai avuto bisogno di nessun aiuto, nemmeno del ricorso a prestiti dalle banche, perché sono stato come una formichina che quando i bilanci erano buoni, erano rosei, e invece di distribuire troppi dividendi mettevo, come si dice, il fieno in cascina, e questo fieno in cascina poi mi è venuto buono per altri momenti. Che cosa spera Marco Pasetti per il futuro, sia della propria impresa sia dell'Impresa Italia? Ma guarda, per la mia impresa io ho dentro due figli, una figlia che addirittura è direttore generale, Monica, e un figlio, Luca, che si occupa di un settore assai importante per noi, che è il canale delle farmacie. Quindi il mio percorso l'ho fatto, sono riuscito a portare l'azienda, a traghettarla fino a questi giorni, e d'ora in avanti ci penseranno i ragazzi, anche se io mi diverto sempre ancora a venire in azienda a lavorare. Quello, il mio pensiero sul futuro dell'Italia è ottimista, perché io sono per carattere ottimista. Oltretutto, senza voler entrare troppo nei particolari e dare dei pareri, ma io sono molto soddisfatto di questo nuovo governo. Ho molta fiducia in questo primo ministro nostro, per cui se non fanno i bambini che si rimettono a litigare uno con l'altro per questioni stupide, io penso che piano piano, se non alla fine dell'anno, ma magari con il nuovo anno, ci tireremo fuori dal pantano. Io vorrei chiudere questa intervista con una frase di tuo padre Aldo, che hai citato nei ringraziamenti del libro e che mi ha colpito molto. La vita, dice, è un masso greve o uno scettro smagliante. Tu, Marco, che cosa ne pensi? Esattamente quello che ha detto mio padre. La vita bisogna anche conquistarsela, bisogna pensare che non è come ci siamo immaginati da giovani e da ragazzi quando eravamo spensierati e sereni. Nell'arco della vita tutti sono andati incontro a delusioni e a grossi dolori. Bisogna avere la forza, la fede in questo caso, di continuare e di superare questi momenti tragici. Marco, ti ringrazio veramente di cuore per questa bella intervista. Raccomando agli ascoltatori il libro di Marco Pasetti, La formula del capitano, storie e segreti della famiglia che ha fatto sorridere gli italiani, per Murcia Editore. Grazie ancora e a presto. Grazie Dante, tante cose, e salutami la tua bella città. Grazie, a presto.